veramente spero che questo periodo, questo momento ci faccia sentire tutti un po' più sensibili, più pazienti e anche a guardare la vita con un'ottica diversa. Allora, Caterina, volevo partire dalla foto che hai pubblicato qualche giorno fa, in cui hai spiegato come è stato difficile parlare a tuo figlio Guido Alberto di tutta questa situazione. L'ho scritto nella didascalia. Essere mamma in questo momento è ancora più difficile perché bisogna fare i conti con le proprie preoccupazioni e con le paure dei figli. Loro in realtà sono stati preparati dalla scuola, nel senso, bambini, guardate, c'è un'emergenza in Italia e quindi domani non ci vedremo. Quando Guido Alberto è tornato a casa, ha detto mamma, è venuto il preside, e ha detto mamma, ma ci ha raccontato che c'è il coronavirus, che è un grande problema e che è abbastanza contagioso. E quindi io mi sono ritrovata con lui che era non impaurito, ti dico la verità, però era curioso e voleva capire. Quando poi è voluto andare al parco, io ho detto no, al parco non si va, e ti dico perché. Lui ha detto mamma, ma addirittura dobbiamo stare chiusi in casa? Ma scusa, io ho detto sì amore, primo perché ce lo dice lo Stato, le regole vanno rispettate, secondo perché c'è un'emergenza e quindi tu come bambino non ti puoi tutelare, perché c'è un bambino, quindi se trovi un altro bambino, per questa era ancora prima della seconda conferenza stampa di Conte, quindi se tu trovi un bambino è normale che ti metti a giocare a pallone con lui e state vicini, bisogna stare un metro e mezzo di distanza, e quindi non è stato semplice. Poi a un certo punto voleva vedere come ha fatto il coronavirus anche graficamente, e io ho detto guarda che è un po' come un pallone di calcio. Sono stati molto attenti a non fare discriminazione e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché non mi è piaciuto quando si diceva il coronavirus è partito dall'Italia in Europa, così non mi piace quando dice no, la verità è che il tedesco, no, invece il francese, perché è una pandemia, l'OMS l'ha dichiarato una pandemia, e quindi sinceramente mettere il dito da dove è partito non mi piace per niente. E alla piccola Cora invece lei ha dimostrato la stessa curiosità, lui no, gli ha parlato? No, perché Cora è piccola, 2 anni e mezzo, lei vuole rivedere la sua amica Anna, ieri dalla finestra ci siamo visti, diceva perché non vieni qua, lei vuole andare al parco, ha detto che i parchi sono tutti chiusi, quindi non si può entrare, e quindi con lei è un po' più difficile. Come state trascorrendo queste giornate tutti insieme? Considera che questa è la mia prima giornata esatto, in casa, sì. Perché io, però ti dico che già oggi è stata bella, cioè abbiamo giocato a nascondino, dove ovviamente Tana era sempre contro di me, poi abbiamo pranzato insieme, una cosa semplice anche perché non sono riuscita a fare la spesa online, quindi c'era la pastina con i pezzetti di zucchine dentro, una cosa molto semplice. Poi Guido Alberto ha fatto Skype con una maestra di italiano. Ieri sera abbiamo un'altra coppia di amici con i quali ci siamo sentiti, abbiamo deciso che ogni sera vediamo lo stesso film e poi lo commentiamo il giorno dopo. E poi adesso dobbiamo fare l'arcobaleno in FaceTime con la nonna che ci dice i colori per poter scrivere, poi tutto andrà bene. Un consiglio che daresti a una mamma che in questo momento si trova anche forse un po' spaventata nel trascorrere una giornata con i figli perché forse non sa neanche come poterli trattenere? Cosa le diresti? Cioè, ecco, di lasciarli liberi, perché liberi vuol dire vogliono vedere la TV, di vedere la TV, vogliono mangiare, vogliono disegnare, perché secondo me è molto più pesante per loro che per noi stare a casa. Soprattutto noi riusciamo a capire l'emergenza del contagio, loro no. Quindi io in questo sono abbastanza permissiva. In questo momento che siamo a casa, siamo già fortunati perché siamo sani, perché c'è chi sta lottando per la vita negli ospedali insieme ai medici e agli infermieri, e sinceramente di essere molto permissivi con i nostri bambini e di seguire quello che loro vogliono fare. Mio figlio voleva fare nascondino con mia figlia, bene, ho fatto finta molte volte di non vederli. Cosa hai provato davvero quando ti sei resa conto della gravità della situazione? Guarda, io ho avuto molta paura, non ci sono stata bene, non era facile per me andare in diretta tutti i giorni, un po' si è anche visto. A me una cosa che mi ha fatto piangere da subito è il pensiero che chi non ce la fa a lottare contro il coronavirus muore da solo. E questa è una cosa che proprio mi distrugge l'anima, perché
perché non c'è nessuno lì vicino, perché devi aspettare anche il tempo di fare i funerali, perché lo trovo molto brutto. Però è un pensiero che sto cercando di allontanare e di pensare positivo, come ho sempre fatto. Ora tu sei insieme alla tua famiglia, cioè a tuo marito e ai tuoi figli, ma ovviamente poi ci sono anche le famiglie di origine che in questo momento si è costretti a lasciare. Cosa provi? Cioè, quali sono le tue paure anche nei confronti della tua famiglia, che semmai è a casa, quindi dei tuoi genitori? Da noi siamo come famiglia tutti divisi, perché c'è mia mamma e mio padre che ad Aversa, per far capire loro di stare a casa, guarda, abbiamo veramente penato io e le mie sorelle, credimi. Cioè, in questo momento, cioè da oggi, è molto più difficile farlo capire alle persone anziane che giovani. I giovani l'hanno capito abbastanza. Sulle persone anziane, secondo me, c'è ancora un lavoro da fare. Questo periodo metterà anche a dura prova la pazienza di una persona, perché è abituato a lavorare, a trascorrere tanto tempo fuori casa, è anche un po' difficile, bisogna essere bravi a non discutere, a saper andare d'accordo anche con il proprio partner. Ma come pensi che saranno questi giorni anche a stretto contatto, ecco, con tuo marito, con i tuoi figli, da questo punto di vista? Guarda, io ti dico, me lo sono detto proprio in questi giorni, io sono fortunata perché sopporto mio marito ancora. Con i miei figli non sempre ho tempo di stare insieme, ho una casa che ha degli spazi abbastanza comodi. Il mio pensiero va a tutte quelle famiglie che si ritrovano magari con difficoltà economiche e anche proprio umane a stare insieme. Magari ci sono dei genitori che non sono proprio perfetti, magari non sono molto pazienti, magari usano le mani, ecco. Io veramente spero che questo periodo, questo momento ci faccia sentire tutti un po' più sensibili, più pazienti e anche a guardare la vita con un'ottica diversa, cioè niente per sempre, e quindi sinceramente di migliorarci. Perché avete deciso di interrompere le dirette di Vieni da me? E adesso tu come ti senti in relazione a questo? Quindi per quanto riguarda il programma? La decisione è stata presa dalla RAI, quindi io mi attengo alla decisione. Avremmo continuato, tutta la redazione si era resa disponibile. Capisco però che in questo momento non possono essere aperti troppi studi televisivi, quindi perché non è fatto di conduttrice o ospite, quindi due. Uno studio televisivo vive di cameraman, non solo, vive di labor che spostano le cose, vivono di attrezzisti, vivono di fonici, cioè dietro a un programma ci sono minimo 50 persone che devono stare in quello studio. Quindi la decisione non è stata presa per i contenuti, perché ovviamente lo sanno tutti che regalare due ore di spensieratezza è stato soltanto fatto per non avere troppi studi aperti, per rispettare le misure di sicurezza. L'ultimo look che hai indossato per la puntata era significativo, la t-shirt Love is Love è stata scelta da te per lanciare un messaggio o per quale altro motivo? Sapevo che era l'ultima diretta, per il momento volevo proprio lasciare le persone col sorriso, ricordando che l'amore è amore, sempre, al di là del genere, e volevo anche ricordare che insieme ce la faremo, così come mia mamma insiste a far fare l'arcobaleno ai bambini e a scrivere tutto andrà bene, così ci tenevo io nel mio piccolo a dare un messaggio. Se avessi avuto una maglietta con l'arcobaleno l'avrei fatta, l'avrei messa, e ovviamente quella mi sembrava la cosa più significativa che avevo in camerino.